fare questa prova andiamo su un tavolo qui vicino a casa mia, e visto che c'è anche un po' di vento, così testiamo il filtro antivento. Innanzitutto, per queste riprese, visto che mi sto muovendo, vi parlo un po' del microfono che sto utilizzando ora, che è un microfono lavalier, anche detto a spillo, che è attaccato al telefono che ho in tasca, che sta registrando, perché se ti faccio sentire il rumore del telefono che sto utilizzando a mano, sentirai sicuramente il vento. Questo, sincronizzando l'audio con il lavalier, è un sistema per registrare senza avere i problemi di lontananza del telefono e del vento. Se no dovevo attaccare al telefono un accrocchio con il pelo per parare il vento. Invece così, con questo qui è meglio. Vai, siamo arrivati. Eccoci. Allora, il microfono economico che ho acquistato è questo qui, si chiama MCO Plus, microfono Plus, che si trova su Amazon e viene sui 30 euro. Viene venduto con la spugna, che è un microfono direzionale a diaframma stretto, a condensatore sarebbe, diaframma stretto con il pelino antivento. In confronto a quelli che utilizzo io di solito, che sono il Rode VideoMicro, con anche questo la coda di gatto antivento, e poi ho il microfono lavalier che utilizzo sempre, e lo Zoom H2N, che anche questo è un microfono a condensatore, però a diaframma largo, e c'ha due capsule e quattro canali. Ho acquistato inizialmente questo, lo Zoom H2N, poi mi servivano una ripresa audio più direzionale da montare sulla Nikon, sicché comprai il VideoMicro. E devo dire che ha una buona resa audio. E poi, per la mia ragazza che me l'aveva chiesto, ho acquistato questo qui anche per testare la qualità e vedere come funzionava e come rendeva. Entrambi, questo qua della Rode viene collegato tramite il cavetto in dotazione, mentre questo qui è specifico per telefono e va collegato direttamente al jack 3.5 del telefono. Nel caso lo volessi utilizzare su questa Nikon, non potrei, perché c'è qui la guarnizione in gomma e gli dà noia, insomma. E comunque non è fatto per le DSLR, ma è fatto per i telefoni. Adesso facciamo un test audio. Innanzitutto fammi montare qui il cavallettino per la Nikon. Allora, qui la Nikon la mettiamo qui. La cosa fondamentale è monitorare l'audio del microfono. Bene raga, fino adesso avete sentito l'audio del microfono lavalier che ho posizionato qui sul colletto, collegato al telefono che sta registrando, e adesso andrò a farvi sentire come si sente l'audio da una distanza di ripresa, come ho messo adesso il telefono, utilizzando questo microfonino, il Mico Plus VMP01 da 30 euro comprato su Amazon, acquistato per farlo provare alla mia ragazza che ne aveva bisogno per registrare col telefono, è specifico per il telefono,
e siccome vogliamo cambiarlo, allora ho pensato di testarlo prima per voi per farvi vedere com'è la resa, com'è la qualità di questo microfono. Adesso sto registrando anche con la Nikon e il Rode Videomicro. L'audio del videomicro che puoi sentire è questo qui, si sente chiaro e con un leggero rumore di fondo che può essere dovuto anche al rumore degli alberi, o del vento. Adesso non sento il rumore del vento in cuffia, però perché c'è la coda di gatto. Adesso andiamo a testare questo microfonino attaccandolo al telefono. Qui vedi, ho la registrazione del lavalier che fermo per andare a farvi sentire come si sente su questo microfonino, che tra l'altro è dotato di un fermo da applicare qui dietro al telefono per poterlo tenere fermo. Ok, questo è il microfono come appare attaccato al telefono. Può essere usato per fare vlog o riprese personali, insomma. Il microfono del telefono non è processato, è standard, neutro, in traccia WAV. Questo è il suono che senti adesso arrivando dal microfono del telefono. Il suono che senti adesso arriva da questo microfono attaccato al telefono. Vedo la forma d'onda è buona, il volume è discreto. È costante. Adesso provo a posizionare il telefono qui sul tavolo e mi allontano e vediamo quanto si modifica il volume. Ah, prova. Questo è l'audio del microfono collegato al telefono. Adesso non ho cambiato il gain del microfono sul telefono e neanche in post-produzione. Questo è l'audio del microfono originale che senti a questa distanza. Naturalmente, essendo un microfono da telefono, è fatto per registrare meglio i suoni diretti verso il microfono e a una distanza inferiore a un paio di metri. Perché già ho visto dalla forma d'onda che allontanandosi si perde molto volume sulla traccia. Questo microfono praticamente è per chi fa vlog, se lo tiene in mano e con questo non hai il problema del vento. Se poi hai bisogno di aumentarlo perché c'è tanto vento, c'è anche la coda di gatto anziché il filtro pop, che attutisce di più il vento. La cosa brutta di avere questo microfono è che non puoi monitorare l'audio in cuffia. Una volta che hai collegato il microfono qui sopra al telefono, non è possibile monitorare con la cuffia. La particolarità dei microfoni direzionali, come possono essere il video micro della Rode o questo microfono più economico, è che sono direzionali. Adesso questa sta ancora registrando. Sì. Adesso scollego questo microfono, ti faccio vedere com'è all'interno e sto registrando attraverso la ripresa della Nikon, che dovrebbe garantirmi l'audio. Fermo questo e ti faccio vedere com'è. Praticamente questo microfono ha la capsula
la capsula microfonica all'interno e riceve l'audio dalla parte frontale, attutendo i rumori provenienti dall'ambiente grazie alle fessure ai lati che, senza entrare nel tecnico, mandano in controfase il suono, annullandolo sulla fase principale, sulla traccia principale, insomma, in parole molto spicce. E serve anche per rimuovere il riverbero delle stanze con questi microfoni viene attutito. La differenza fondamentale che ha rispetto a un microfono a condensazione a diaframma largo è che i microfoni direzionali sono più ricevono il suono verso una direzione specifica, mentre i microfoni a diaframma largo ricevono il suono da un angolo di spettro, insomma, un angolo di cattura del suono maggiore. Infatti adesso accendo anche questo e ti faccio sentire la differenza di suono rispetto agli altri due e agli avalie che hai già sentito. Ok, ci siamo. L'audio è basso, lo alzo un po'. Prova. Yeah, prova. Ok. Adesso l'audio che senti sta arrivando dal microfono Zoom H2N che sto monitorando adesso con le cuffie. Non ho montato ancora il filtro antivento perché voglio farti sentire la differenza. Comunque sento che non c'è molto vento, non si sente. Ecco, ora si inizia a sentire. E posiziono la coda di gatto. Oh, adesso non ho problemi di vento. Ti faccio sentire la differenza. Adesso sento anche i rumori intorno a me, ma probabilmente poi si sentiranno molto di più in fase di montaggio. Mi allontano per farti sentire la differenza. Mi allontano alla stessa distanza degli altri due. Adesso sono alla stessa distanza del microfono e questo è l'audio che senti con lo Zoom H2N. Molto bene raga, con questo video ho concluso, vi ho fatto sentire un po' l'audio come cambia rispetto agli altri microfoni. Due parole sul materiale. Adesso che sto registrando con lo Zoom H2N, che sta registrando, sì, sta registrando, ottimo. Ora che sta registrando lo Zoom H2N, stacco questo, il Rode VideoMic, e vi faccio vedere la differenza di materiale. Allora, questo qui, il Mico Plus, arriva con il filtro pop e filtro antivento. Il Rode VideoMic invece arriva solo con la coda di gatto, solo con il filtro antivento, però è molto più massiccio, è molto più voluminoso questo del Rode. E parlando di qualità dei materiali, bisogna dire i microfoni sono molto simili, però questo della Rode ha una plastica più di qualità, è più pesante e più resistente a parer mio.
Cambia poco, perché comunque anche la plastica di questo è discreta, però si sente che questo è un microfono più costoso. E in più questo viene in arri arriva con questo supporto antishock per non trasmettere i rumori della camera e il cavetto, mentre questo arriva solo così, da mettere sul telefono. Infatti questo qui non è per telefono e è possibile mettercelo, ma serve un supporto che lo regga sul telefono. Un altro dettaglio di questo microfono è che c'è scritto che c'è l'uscita cuffie da 3,5 qui per il monitoraggio dell'audio. In realtà, collegandolo al telefono e attaccando le cuffie, non si sente l'audio in presa diretta del microfono. Ma si può registrare e una volta finito si ferma la registrazione e riproducendo di nuovo il video o un audio si ascolta dalle cuffie senza staccare il microfono. Però non funziona come monitoraggio in presa diretta. Bene ragazzi, arriviamo alle conclusioni per questo microfono economico da 30 euro, video, no, Mico Plus. Allora, alcuni dettagli in più sulle istruzioni che sono scritte o in cinese e in inglese. Si trova anche il diagramma polare che si vede, non si vede, però vabbè. E c'è scritto che è un microfono cardioide con massima SPL a 110 decibel, frequenza di risposta, range di risposta è dai 50 Hz ai 20 kHz, con un range dinamico di 100 decibel, una sensibilità di meno 34 decibel più 2 decibel. Peso 28 grammi e mezzo, dimensioni 21 mm per 88 mm. SNR maggiore o uguale a 70 decibel e distorsioni armoniche inferiore o uguale all'1%. In conclusione, se cerchi un microfono economico che non abbia molti bassi, perché ho sentito le registrazioni, sono abbastanza alte, non c'è i bassi della voce, però a una distanza buona di ripresa funzionano bene, cioè funziona bene, basta non allontanarsi troppo e questo microfono fa il suo lavoro. Bene, con questo ho concluso. Se il video ti è piaciuto, iscriviti al canale e metti mi piace e commenta, così mi aiuterai a crescere. Ci vediamo nel prossimo video.